commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Le migliori macchine da caffè, Pausa Caffè, le migliori capsule originali, Pausa Caffè, le migliori capsule compatibili, Pausa Caffè. Pausa Caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, Pausa Caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa Caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Asfodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, 2 linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. RM, produzione di infissi, porte interne e blindati. Visita il nostro showroom in via Manzoni 30, a Foggia. Oppure visita il nostro sito per scoprire prodotti e servizi. www.rmlegno.it. I migliori marchi al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D. Amici, ben ritrovati all'appuntamento con Contropiede, 13ª puntata. Il Foggia ha inanellato il 7° risultato utile consecutivo, ma a Campobasso, come voi tutti sapete, non è andato oltre il pareggio. Ora è atteso dalle ultime 4 sfide del girone di andata, dopodomani con l'ultima della classe, la Vibonese, ma poi ci saranno 3 gare impegnative contro formazioni che sono davanti in questo momento al Foggia in classifica, che è al 9° posto, ma come voi tutti sapete sconta 4 punti di penalizzazione. È stata una settimana importante perché ha parlato il direttore sportivo Peppino Pavone. Sapete che il direttore, insomma, è poco avvezzo a stare dinanzi ai taccuini e ai microfoni. Ha detto cose molto interessanti che andremo a commentare con un parterre importante. Fra un po' vi presenterò chi sarà ospite e siederà sulle poltrone di Contropiede. Al solito però partiamo con chi ha scritto, chi ha fatto la storia del Foggia e segnatamente qualche protagonista anche dei tempi di Zemanlandia, che fu, che insomma qualcuno che ci possa anche
dare una sorta di bussola, di lettura sul momento rosso-nero. Stiamo parlando quest'oggi davvero di un personaggio molto importante, perché ha scritto da calciatore prima e poi in parte anche da allenatore, perché la sua carriera di allenatore è partita proprio dalle nostre parti, per poi proseguire addirittura con club altisonanti come la Lazio piuttosto che la Fiorentina, il Palermo della Serie A e non solo. Lui è nato a Rimini, ma è foggiano da adozione, ha 61 anni, vive a Roma, immagino che sappiate, abbiate comunque capito di chi si tratta. Signori, è con noi in questa puntata, in collegamento in diretta da Roma, Delio Rossi, a cui do il benvenuto qui a Contropiede. Buonasera mister, buonasera Delio. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Grazie Delio, innanzitutto come stai? Sei in attesa sempre di qualche telefonata che dalla Serie A soprattutto, ma forse anche dalla Serie B può arrivare? L'unica telefonata che mi arrivano da te. Dai, che non è vero. Intanto ti ringrazio molto perché è un collegamento prestigioso, come sempre quello con te, che hai indossato dall'81 all'87 la maglia rossonera per 127 volte, realizzando anche 3 reti. Per quei pochissimi che non ti avessero visto, immagino i giovani soprattutto, visto che siamo coetanei, Delio, c'ho delle fotografie, no? Che ti riguardano, te le faccio vedere subito, il nostro regista le ha assemblate. Allora, quella che vedono a sinistra i nostri telespettatori è l'ingresso di una gara famosa, quando vi fu l'ascesa di Casillo, il Foggia era in Serie C, ma dalle nostre parti la squadra rossonera affrontava niente poco di meno che il Real Madrid. Sto parlando dell'estate del 1987, si intuì in quella sfida la grandezza di quella società che non a caso poi sarebbe arrivata in Serie A e avrebbe fatto quel che ha fatto. Indossavi la fascia di capitano, ti vediamo ancora un po' più giovane, con qualche capello in più, una sorta di figurina di quegli anni, tu dall'81 all'87 hai indossato la maglia rossonera, poi hai iniziato la carriera di allenatore qui, prima alla Primavera e poi in prima squadra. Fu una stagione per la verità molto sfortunata, andasti poi a Salerno e lì insomma cominciò proprio la tua carriera importante e ti vediamo a fianco a Zeman. Le tue sensazioni, le tue emozioni, cosa c'hai da dire di questo periodo rossonero e dei tuoi inizi? Ma sicuramente il fatto che mi hai fatto vedere queste foto mi fai del male, anche perché è passato qualche anno. Soprattutto nella prima foto c'è anche mio figlio che è nato a Foggia, che fa da mascotte in una partita dove era impensabile che il Foggia potesse giocare contro il Real Madrid, seppure in una kermesse, in un'esibizione. Lì fu la lungimiranza e devo dire anche il da grande imprenditore qual era Casillo. E poi sono stato 4 anni capitano, ho giocato con Foggia, poi ho allenato la Primavera e lì è iniziata, diciamo, la mia carriera, che poi mi ha portato in giro per l'Italia a fare questa professione e stare in questo mondo che nel bene o nel male io amo. Ecco, il momento più alto della tua carriera, qual è secondo te, come lo identifichi? A Roma, sponda naturalmente biancoceleste, quando hai vinto la Coppa Italia, a Palermo, anche a Salerno se vuoi, perché comunque hai conquistato la Serie A da quelle parti. Qual è il momento più alto secondo te? Poi ricordiamolo, hai allenato la Fiorentina, il Genoa, la Sampdoria, insomma il Levski Sofia, ultimamente anche l'Ascoli, sono davvero tante le società importanti che ti hanno visto insomma collaborare con loro. Il Lecce, il Pescara, il Genoa, penso che il momento più alto dovrà ancora venire, quindi io sono fiducioso, anche perché penso che la forza di una persona non è guardarsi indietro, ormai quello è fatto, la forza di una persona è quello di guardare avanti, quindi io sono fiducioso che il momento più alto della mia carriera debba ancora arrivare. Senti, ma prima o poi tornerai sulla panchina del Foggia, hai visto Zeman?
A distanza di anni è il suo quarto ritorno. Ma questa è una bella storia, anche perché Zeman e Pavone hanno fatto veramente la storia del Foggia. Io vorrei tanto che questa storia avesse un lieto fine, anche perché io sono passionale, sono sentimentale, soprattutto quando poi c'è di mezzo anche qualcosa che mi appartiene sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano, perché è la città dove mi ha adottato, dove vivono io, i parenti di mia moglie, dove ho conosciuto mia moglie, dove sono nati i miei figli. Quindi vorrei tanto che questa storia avesse un lieto fine. Io me l'auguro per Foggia, la città di Foggia, che magari in questo momento vive un momento generale magari non di massimo splendore, soprattutto come vista all'esterno, e vorrei che magari fosse ricordata come se fosse ricordata in passato, magari con una squadra che giocava un buon calcio, anche quindi di cose positive, che in questo momento magari non vedo. Ecco, fra un po' mi dirai cosa ne pensi di questo ritorno di Pavone e Zeman, persone che tu conosci non bene, benissimo. Prima però, con un personaggio del tuo spessore, con un allenatore del tuo calibro, insomma, la notizia delle ultime ore è quella relativa ai sorteggi della Nazionale. Andrea Sponsillo, che è il mio regista, adesso manda in onda la pagina grafica che ci ricorda che l'Italia a marzo, esattamente il 24 marzo, il giovedì, affronterà in casa la Macedonia del Nord. Sorteggi sono stati effettuati davvero poche ore fa. E poi, qualora, e ce lo auguriamo, dovesse superare la semifinale, affronterà però fuori casa, a Lisbona o a Istanbul, la vincente tra Portogallo e Turchia. Mi dai il tuo commento dall'alto della tua esperienza, no? Di calcio di un certo tipo. Quest'Italia ce la farà o no, secondo Delio Rossi? E cosa deve temere? Ma dal punto di vista tecnico sicuramente sono squadre alla portata dell'Italia. Il problema di questi spareggi, soprattutto di queste competizioni a livello mondiale o di europei, è l'importante, al di là del valore tecnico, che è fondamentale, perché il valore tecnico è basilare, è l'importante arrivare con la massima, cioè con avere i migliori giocatori in quel momento alla massima condizione fisica, perché ad esempio adesso, rispetto magari 3 mesi fa, non è che ci è mancato il gioco, ci è mancata quella brillantezza, quella spensieratezza che avevamo magari 2 o 3 mesi fa. E l'importante, visto che giocheremo a marzo, ecco, arrivare con i nostri migliori giocatori nella massima condizione fisica. Certo che fallire per 2 volte di seguito la qualificazione ai mondiali sarebbe un disastro. Non è mai accaduto che all'Italia, insomma, che l'Italia fallisse per 2 volte di seguito, quindi ci auguriamo che la nazionale di Mancini in qualche maniera possa arrivare. Concludiamo la parentesi del calcio importante. Secondo Delio Rossi, chi vincerà lo scudetto? Perché lassù ci sono Napoli e Milan, c'è l'Inter però che soffia sul collo delle due battistrada, poi c'è l'Atalanta, la Juve in crisi, insomma Delio Rossi, che di calcio d'alto livello se ne intende, che pronostici fa? Sicuramente quest'anno rispetto agli altri anni c'è più l'incertezza della scelta. E dipenderà molto anche dal fatto che le squadre che stanno facendo la Champions o stanno facendo l'Europa League se vanno avanti nel loro campionato. Sicuramente l'Inter e il Napoli secondo me sono più attrezzate, però paradossalmente il Milan, se uscisse dalla Champions, potrebbe, il fatto di poter preparare la partita una volta alla settimana sicuramente incide. Penso che sia una lotta a tre tra Inter, Milan e Napoli. Non vedo la Juve in questo terzetto. Senti, veniamo alle cose del nostro orticello rossonero. Insomma, Zeman e Pavone che tornano a Foggia a distanza di anni. L'ultima volta è stata 10 anni fa, ma la prima volta fu addirittura a metà degli anni 80, e tu c'eri come calciatore. Ma
cos'è? Non invecchia mai il boemo e neanche Peppino, perché anche lui ha superato i 70 anni, insomma. Ma stiamo parlando di persone che hanno fatto la storia, soprattutto si stanno rimettendo in discussione in una piazza che li vuole bene, soprattutto una piazza che pretende tanto da loro. E questo significa che hanno grandi stimoli, e soprattutto persone competenti. Poi, parlando di Peppino, una persona che io sono legato dal punto di vista professionale e dal punto di vista sentimentale, perché se sono diventato allenatore, lo devo dire a Peppino Pavone, di questo gli sempre sono stato grato. E Zeman è stato sicuramente la svolta dal mio punto di vista calcistico, perché non dimentichiamoci che prima di Zeman si giocava rigidamente a uomo e poi c'è stata questa svolta. Soprattutto una persona competente, capace, e si sono voluti rimettere in discussione una piazza dove hanno fatto non bene ma benissimo, e questi hanno tutto da perdere e niente da guadagnare, fermo restando che sono anche convinto che al di là della qualità di queste persone, che è sicuramente in dubbio, è fondamentale l'apporto della società, anche perché se tu hai una società solida, soprattutto una società valida sotto tutti i punti di vista, che mette queste persone nelle migliori condizioni di poter lavorare, sicuramente tu c'hai un futuro assicurato. Se poi è se Zeman e Pavone sono un paravento di questa società, allora qualche problema c'è. Senti, hai anche tu, come dire, io ho una sensazione, no? Perché hai detto giustamente l'importanza di avere alle spalle una società per poter mettere in condizione Zeman e Pavone di lavorare al meglio. Tu che li conosci bene e conosci benissimo Zeman, hai la sensazione, lui firma sempre per un anno, no? Lo sai bene, che sarà una sorta di cartina di tornasole l'eventuale sua permanenza qui a Foggia. Se si accorge che le cose non sono come dice lui, magari a giugno dice va bene, grazie, ognuno per la propria strada. Hai anche tu questa sensazione? Oppure no? Ma voi forse sicuramente l'avete di più vivendo sul territorio, fermo restando che io conosco bene Zeman, e soprattutto nel momento stesso che tu hai un allenatore come Zeman, o lo sposi o non lo sposi, nel senso che se tu scegli Zeman, che è un allenatore abbastanza caratterizzato a differenza di altri, forse anche a differenza anche mia, nel momento stesso Zeman ha bisogno di giocare in una certa maniera con un certo tipo di giocatori, e Pavone sa che tipo di giocatori ci vogliono per il gioco di Zeman. Quindi se tu sposi questa filosofia la devi portare fino in fondo. Sicuramente non è detto che questo paghi nel giro di 3 mesi, 4, 5 mesi, ma alla lunga sicuramente paga. Questo è un discorso di fede, o ce l'hai o non ce l'hai. Ecco Delio, che idea ti sei fatto del Foggia 2021-2022? Perché insomma sappiamo che tu lo segui, anche perché ci sono amici tuoi, cioè Zeman e Pavone. Sicuramente, al di là che io seguo il campionato di C è il campionato più assurdo che c'è nel nostro palmarès calcistico, perché al di là delle qualità tecniche non bastano, soprattutto nel girone C, perché soprattutto dopo la pandemia anche il fatto ambientale incide, e poi come è strutturato il campionato, che una sola va, crea dei problemi, anche perché vediamo lo stesso Bari l'anno scorso con una società importante, dei giocatori importanti e un allenatore importante, non sono riusciti a fare il salto di categoria. Il problema è uscire da questa categoria, perché poi nel momento stesso che tu esci da questa categoria, secondo me la Serie B, che è l'alveo naturale del Foggia con qualche puntata in Serie A, secondo me è qualcosa che è la portata della città. Che ti senti di consigliare, e poi ti saluto, non vorrei abusare della tua pazienza, avevo chiesto solo una decina di minuti, ma il personaggio è di tale spessore che insomma gli abbiamo rubato qualche minuto in più. Che ti senti di consigliare alla Piazza Rossonera, e se vuoi non a Zeman e Pavone perché magari non ti permetteresti, ma a Canonico che si sta affacciando al mondo rossonero da qualche mese dalle nostre parti. Qual è l'errore che non deve commettere con Zeman e Pavone, secondo te? Con Zeman e Pavone l'errore che non deve commettere è che
se ha sposato questo progetto, lo deve fare con fede. Se non ha questa fede, non è convinto di questo, lo deve abbandonare. Quindi, cioè, o lo sposi con fede, no, ecco, non vorrei che fosse quei matrimoni di convenienza sotto questo punto di vista, però non ho questa sensazione, non la conosco, non la conosco questa persona, conosco detto Pavone, conosco Zeman e soprattutto conosco la gente di Foggia, e la gente di Foggia non va presa in giro, fermo restando che i foggiani, so che per loro la Serie C è un limbo, è un inferno, è un purgatorio, è qualcosa non di bello. Fermo restando che chi vuole bene a questa società e soprattutto a questi colori gli sta vicino, soprattutto in questi momenti dove le cose non vanno bene e soprattutto in queste categorie. Perché poi il futuro, se c'è questa società importante, soprattutto mette in condizione queste persone di poter lavorare in maniera serena, senza creargli problemi, sicuramente il futuro è loro. Io ringrazio davvero di cuore Delio Rossi in collegamento in diretta dalla sua casa di Roma. Gli auguriamo tutto il bene possibile professionalmente e magari che sin da questa sera squilli il telefono di una società di Serie A come lui merita per la sua storia. E quindi tiferemo per Delio perché ci conosciamo da una trentina, forse anche di più, di anni. Delio, Da grazie qualche per il anno. momento. Va bene? Davvero di cuore. Grazie a voi e vi faccio in anticipo gli auguri di Buon Natale. Buon Natale, Delio, a te e alla tua famiglia, naturalmente. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Signori, può iniziare la tredicesima puntata di Contropiede. Meglio di così, penso, non potesse esservi preludio. Sigla. Buonasera e grazie per esservi sintonizzati su Teleblu, sul digitale terrestre, dunque sul canale 72, oppure attraverso internet su Mitico Channel o magari sulle pagine social, su Facebook, sulla nostra pagina di Facebook. So che siete in tanti, come sempre, non posso che ringraziarvi. Allora, siamo pronti per una puntata evidentemente molto, ma molto densa. Anche di contributi, di collegamenti, ma un parterre di un certo spessore, perché quando le situazioni sono particolari, non è che il momento sia difficile, ma bisogna saperlo leggere con attenzione. Non a caso, per esempio, la settimana scorsa ha parlato Zeman e in questa settimana ha parlato Peppino Pavone, come vi ho detto anche in apertura. Avevamo dunque bisogno di colleghi esperti. Importanti. Uno di quelli che stimo di più è Rino Barbieri, che invito ad entrare. Buonasera Rino, benvenuto. Rino non ha bisogno di presentazioni, lo vedete a Telenorba piuttosto che a Telefoggia, quindi è un concorrente in un certo senso dei nostri Daniel Mulli e Pino Autunno che quando il Foggia gioca sostanzialmente fanno una trasmissione più o meno simile, diciamo così, di commento. Ma Rino è davvero un amico. Dicevo, avevo bisogno di qualcuno che avesse esperienza nel saper leggere i momenti, e forse questo è un momento particolare. Come lo vuoi Momento definire? particolare da un po' che si vive. Questo è un momento particolare perché quando le cose non vanno bene in panchina c'è Zeman, è normale che ti devi fare delle domande e devi trovare anche delle risposte che spesso magari non si riescono neanche a trovare o che possono essere molteplici. Per cui è normale fare approfondimento, come stai facendo tu in questo momento, cercare di capire e di dare ai tanti tifosi rossoneri
quelle notizie che loro cercano per stare più tranquilli, perché per loro il Foggia è il Foggia. Cioè, questa è una piazza molto particolare che tu conosci bene, meglio di me, come me, che ogni tanto, insomma, si inceppa un po'. È un po' di tempo che si inceppa. Ha dei problemini nel farsi amare completamente dalla piazza, perché c'è sempre qualcosa che non va, ma noi siamo abituati. Purtroppo è così. Allora, ha parlato Peppino Pavone e lungamente in conferenza stampa. Sapete che Peppino, insomma, non ama i taccuini e i microfoni. Immaginiamo che voi abbiate ascoltato la conferenza stampa del direttore sportivo rossonero, che è un'autentica icona del calcio dalle nostre parti, persona seria, persona altamente competente e capace. Scripta manent, verba volant. Quindi ecco le parole più significative, non sono le sole, poi ne avremo altre con gli altri ospiti, ne andremo a leggere, che ha detto in conferenza stampa Peppino Pavone. Cominciamo con la prima pagina grafica, che abbiamo intitolato Pavone e i dispattisti, poi il commento di Rino Palmieri. Ecco, le parole più significative. C'è un'area dispattista attorno al Foggia e non ne capisco il motivo. Noi non abbiamo costruito una squadra per ammazzare il campionato, bensì per gettare le basi per il futuro. Sul campo abbiamo conquistato 25 punti, più di squadre come Avellino e Catanzaro. L'obiettivo? Arrivare più in alto possibile. Beh, non ha detto niente di nuovo. Pavone non ha detto altro che ha fatto un excursus di quelli che sono i sentimenti di chi segue questa squadra, di chi vuole che questa squadra faccia bene, fino ad ora. Ripeto, se c'è Zeman, tu hai delle aspettative. Questo disfattismo, tutto sommato, da una parte si può giustificare, dall'altra parte no, perché Zeman stesso continua a dire che bisogna che ci sia tempo, perché la sua squadra faccia esattamente ciò che lui chiede. Poi si è saputo anche, perché le cose poi si sanno sempre, si è saputo anche che probabilmente questa squadra non era quella che aveva chiesto Zeman, perché c'è una lista molto ampia, oltre 70, e di quei giocatori solo un paio sono arrivati alla fine. Quindi la costruzione della squadra non è stata fatta per fare un campionato anche di partenza, ma aspettando che le capacità tecniche di Zeman da allenatore riescano a raggiungere i vari giocatori, perché noi fino ad ora vediamo un Foggia che non sale, la difesa è sempre bassa, ha la difesa più forte dell'attacco, che sistematicamente quando si trova di fronte ad una squadra che si chiude non riesce a eludere le linee di passaggio che bloccano gli avversari. Cioè ci troviamo con una squadra che sta lavorando. È chiaro che il tifoso, secondo me noi dobbiamo fare anche un discorso diverso, perché possiamo essere tifosi ma dobbiamo analizzare la situazione per quella che è. Il tifoso vorrebbe che questa squadra subito fosse lassù, o quantomeno fosse terza, quarto posto. Invece è al nono, però sconta la penalizzazione, non è colpa di Zeman. Però con i quattro punti sarebbe sesto, se non mi erro. Quinto. Per cui... Sì. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Rino, sarà un piacere averti in questa puntata che è evidentemente molto... Ti accomodi qui, qui vicino alla mia destra. Dicevo, quando il momento è particolare, c'è bisogno di gente particolare, c'è bisogno di chi sappia leggere i momenti. Uno di questi è un mio amico che da decenni, insomma, mi accompagna nelle mie trasmissioni che vado facendo qui e là, sin da Il Rosso e il Nero, piuttosto che Foggia e C, per citarne un paio, insomma, che hanno avuto qualche spettatore. Con lui credo che, vado a memoria, ma penso che abbiamo intervistato, comunque conosciuto, qualcosa come 36 o 37 presidenti. Adesso forse sbaglio il conto, ma davvero di qualche unità. E ormai non ci incanta più nessuno. Tonio Sepa, buonasera Tonio. Ciao Massimo. Erano 36, quanti ne abbiamo conosciuti? Tantissimi. Più di 30 sicuramente, 36. Poi io c'ho una sorta, come dire, di cartina di tornasole. Quando erano o sono amici suoi, mi preoccupavo, perché in genere lui aveva questa abilità. No, non è altro, c'è un'abilità, è un'impostazione. Cioè? Sono i giornalisti della tastiera o della scrivania, e quelli invece d'assalto che vanno in giro
cercare di capire bene le cose. Ne citiamo solo una cosa. Io mi ricordo che facemmo l'alba, io poi me ne andai a dormire all'alba e tu continuasti invece a prendere con chi era? C'era Coccimiglio. Coccimiglio, va bene. Insomma, Antonio mi come trascinava in queste operazioni che iniziavano in trasmissione e proseguivano fino all'alba. Ma sì, perché poi per conoscere meglio i personaggi dovevi starci vicino comunque. Va bene, poi ti chiederò che cosa ne pensi di Canonico. Intanto però, anche per te, una frase di Peppino Pavone, tra le più significative, è stato molto, molto capace il direttore sportivo in conferenza stampa. Allora, Andrea Sponsillo, facciamo vedere a Tonio un what else. Tonio, cosa nota, parla l'inglese perfettamente. In una traduzione che piace a Peppino Baldassarre sarebbe che vuoi di più? Esatto. È giusto? E allora te cosa la leggo. C'è ancora? Abbiamo una società solida, uno staff tecnico eccezionale, una squadra con ampi margini di miglioramento, una città che ha passione, il futuro è nostro. What else? È proprio secondo me mi piacerebbe avere la stessa come dire, lo stesso modo di esprimersi di un altro Peppino, però, di Peppino Baldassarre, che credo che comunque non abbia molto a che vedere con quanto ha detto Peppino Pavone in questo momento. Non ritieni che sia giusto così? No, infatti secondo Pavone è giusto, anche secondo Zeman è giusto. Ma Peppino, però, con tutti i problemi che ci sono, evidentemente qualche dubbio può venire. Può venire anche a... Vabbè, tanto fra un po' lo chiamerò, tu lo sai. Va bene, Tonio, dove ti accomodi? Lì, a fianco a Rino, perché sei un vecchio amico anche televisivo di Rino, anche tu hai frequentato Radio Norba e Telenorba, una delle migliori voci radiofoniche, quelle di Tonio Sepa, ma credo di non dirvi nulla di nuovo. Bene, ci sono due medici giornalisti che sono quasi, come dire, degli habitué da queste parti. Comincio dal primo, l'amico Luciano Gallucci, direttore di ilfoggia.com. Elegantissimo, buonasera. Elegantissimo Luciano. Anche per te qualche frasetta del direttore sportivo del Foggia Calcio, che ha parlato per mezz'ora. Immagino che i telespettatori abbiano ascoltato con attenzione le parole, però script a mano. Allora vediamole, quelle più significative sul mercato, perché questo è anche un tema, insomma, piuttosto discusso in città. Non abbiamo ancora parlato di rinforzi, dice Pavone. Lo faremo nelle prossime settimane. Zeman non ama il mercato di gennaio, ma se lo riterremo necessario faremo qualche innesto. La società è pronta ad intervenire. Purtroppo ho constatato con rammarico che Foggia non attira più. Molti giocatori hanno preferito andare altrove e non per motivi economici, ma per la città. Giocatori al minimo di stipendio è stata una scelta. Lo abbiamo già fatto in passato, anche in Serie A. Amiamo queste sfide e vedrete, avremo ragione anche stavolta. Così parlò Peppino Pavone l'altro giorno. Sul mercato e su quello che hai appena letto, i concetti, non sono proprio le parole, però i concetti sono. Ma io credo che Pavone, come Zeman in precedenza, abbiano fatto il loro lavoro e lo abbiano fatto bene. Loro difendono lo status quo, quello che adesso è la situazione attuale del Foggia. Però, cioè tu sai, noi facciamo i giornalisti, approfondiamo, vediamo, alla fine i dati sono quelli, 12 calciatori sono al minimo, sappiamo, stipendiale, e tanti non sono voluti venire, perché lo stesso Zeman, io ricordo sempre la prima conferenza stampa che disse, dice se lei dovesse dare un voto ai calciatori che ci sono, dice io do la sufficienza, poi vedremo se questi calciatori sapranno farsi valere, magari potremo dare un voto migliore. E, ecco, io dico che sarebbe criminale lasciarsi scappare un'occasione del genere. Io per occasione intendo Pavone e Zeman. Pavone e Zeman possono arricchire chi investe nel calcio, come hanno fatto con Casillo in precedenza e come hanno fatto con altri tecnici. Tanti nazionali sono calciatori cresciuti da Zeman. Quindi secondo me farebbe bene la società ad investire maggiormente, ma la mia non è una critica, è un invito, ad investire maggiormente su questa area tecnica. Ecco, io darei la massima fiducia possibile a Pavone Zeman, nel senso, anche a gennaio, se fosse possibile, Zeman lo ha detto a me, se danno il calciatore buono io lo prendo, che lo rifiuto. Però questo, attenzione, è una cosa difficile per Zeman, perché noi sappiamo che Zeman a gennaio raramente prende calciatori. Però ha detto anche forse non ci sono le condizioni. O forse non ci sono le condizioni. Vabbè, ti vedi in forma. Allora,
dai, l'invito è societario, cioè occorre un qualcosa in più, cioè noi purtroppo da questo punto di vista lo sappiamo, a Foggia soffriamo sempre, quindi viva questa società, viva Canonico, però dai, i foggiani forse meriterebbero qualcosina in più. Va bene, ne parleremo, è uno dei tanti temi. Signori, l'ultimo è sempre lui, gli inglesi dicevano the last but not least, lo dico spesso anch'io quando presento Peppino Baldassarre. Buonasera. Buonasera. Da. Come hai detto, Arturo, puoi ripetere? Abdallah, perché il tuo posto ormai è quello. Ragazzi, è fantastico. Sapete che io a Peppino non dico nulla, lui fa una sorta di editoriale, però lo voglio sfruculiare perché sta passando quasi sotto silenzio questo che vi faccio vedere. Andrea Sponsillo, ti vuole male. Coppa Italia, semifinale. Fidelissandria Suttino, Padova Catanzaro. E come sai, la Fidelissandria, che ha eliminato il Foggia, ha eliminato anche il Piacenza. Io so che ci tieni alla Coppa Italia, certo, lo cuore, sanno anche il mio cuore sanguina. E ti faccio commentare. Il primo commento ti viene spontaneo. Tale giorno, a tale ora, anziché Pavone, in sala stampa doveva esserci Zemmari, che dice abbiamo battuto il Piacenza, adesso vediamo la semifinale. Senza sapere con chi, perché il sorteggio è stato fatto all'indomani. Allora, no, devo contraddire Tonio, io il 95% di quello che ha detto Pavone lo sottoscrivo. E... facciamola rivedere eccezionalmente, tanto, What Else era la pagina. Faccio io lo la traduzione di What Else, Che vi trovano di più. Giusto. No vabbè, ci sarebbe da aggiungere però. Non esageriamo, dai. Allora, premesso che Pavone è uomo probo, Pavone è un uomo onesto, Pavone è un uomo integerrimo e poi è anche un grande direttore sportivo, tanto se mi sta ascoltando tanto di guadagnato, se non mi sta ascoltando o ci sono le spie che riferiscono oppure stanno i tubisti che su YouTube mettono queste. I tubisti, vabbè. Allora, caro Peppino, 95% sono d'accordo con te, ma se io mi trovo un punto avanti algebricamente su Avellino e Catanzaro è perché ancora non ci ho giocato contro. Perché ci ho giocato contro al Palermo e alla Turris e mi trovo sotto. Quindi dagli il tempo di giocarci contro e poi vediamo se siamo veramente più forti di lui. Caro Pavone, io non è che sono disfattista, io mi incavolo perché non ho sognato quella notte Bari-Foggia. Io ho visto il Foggia giocare un primo tempo a livello di Coppa Europea e secondo tempo a livello di grande squadra di Serie C italiana. Perché poi non devono fare questo più? Perché? Mi chiedo perché. Perché deve mancare sempre una lira Pacucchiano Molioli? Anche a Campobasso, l'arbitro ci ha messo del suo perché c'era la punizione su Peterman. Volpe però ha preso il gol sul suo palo e il Foggia è finito. Dopo aver fatto un grande primo tempo, dopo aver subito un'altra ingiustizia, perché a rivederlo non c'era il fuorigioco di Ferrante, quindi c'era il rigore, però il VAR non c'è in Serie C. Ma giusto per soffermarmi su quella partita, dove chi sono stati i migliori in campo? Ferrante e Sciacca hanno preso 7 in pagella, gli altri no. E poi il vero vincitore morale è stata la Givova, complimenti. Questi ci hanno, fra chi ha giocato in campo e che i subentrati le hanno tirate tutte le maglie, se ne fosse strazzato. Maglia proprio precisa, bella. Tornando al discorso, la squadra va rinforzata. Qui urgono come il pane due giocatori titolari che sono la spalla adatta per Ferrante e un centrocampista di personalità, perché se tu ti presenti, Garofalo corre come che corre più di tutti, però poi non sa fare un passaggio. Gallo si impegna ma comunque viene dalla Serie D, tu non puoi giocare con due Primavera e tre provenienti dalla Serie D, metà di quella squadra, perché escludiamo il portiere, di quei 10 che stanno in campo, la buona metà non ce la fa. I ragazzi vanno messi uno alla volta e allora diventano veramente campioni. Sì, Tuzzo sta migliorando, lo so, però non segna perché forse non sa segnare o perché sa segnare a San Ferdinando ma non sa segnare in Serie C. Ricordiamo che Foggia ha fatto l'amichevole congiunto, ci sono, cioè, tante come cose. Si chiama, allenamento congiunto, una quindi, volta si chiamavano la squadra va rinforzata. Ha vinto 9-0, doppietta di Tuzzo e di Curcio che deve tornare, almeno chi torna dalla squalifica torna integro, chi torna dall'infortunio. Poi mandar via Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge, no? Stiamo parlando di Rummenigge, non stiamo parlando di Merola. Rummenigge, perché andò via dall'Inter? Te lo dico io perché andò via dall'Inter, perché io ero collega di corso di specializzazione con Pasquale Bergamo, il medico sociale dell'Inter. Sai che cosa mi disse? Peppi, ma se tu c'hai una macchina, no, se tu c'hai una macchina che ogni 2 mesi e mezzo la porti al meccanico, te la cambi? E quella era la storia di Rummenigge. Vabbè, vi vedo tutti in forma. Togliere un po' di gente che in salute non sta bene, togliere qualche riserva che non è all'altezza e rinforzare anche la panchina.
Ultima cosa per il nostro amato presidente Canò, dico amato ma senza nessuna ironia, no, sai, perché qua devi mettere i puntini sulle i, perché io di solito sono molto ironico, però Canonico, noi abbiamo avuto sti quali, noi ci mancano 8 punti in classifica, i 2 di Campobasso, i 2 di Rittorio e i 4 di penalità. Latina. Adesso, sì, ma l'hanno sbattezzata quella città. Latina, lo dico. Nacque così, poi è cambiato nome. Allora, facciamo una bella cosa. È vero che l'avvocato Chiacchio è pronto per il ricorso, per orare la nostra causa, ma se per caso non ci restituiscono tutti i punti o ci restituiscono una parte, e Canonico, tu preferivi la multa, giustamente, era meglio una bella multa, pagavamo la multa e avevamo i punti. I soldi della multa a cattivi giocatori. Vabbè. I soldi della multa a gennaio, prendi i giocatori, perché se tu mi prendi dei giocatori adatti che mi fanno 8, 9, 10 punti più dell'andata, io non so quando girerà il Foggia, in questo momento aritmeticamente sono 21, algebricamente sono 25, però se tu mi porti un miglioramento a questa squadra, io non pretendo di vincere il campionato. Ma se dobbiamo fare i playoff, facciamoli come si deve, altrimenti facciamo una partita fuori casa, perché se sei nono, giochi una partita fuori casa, magari la pareggi, va è bene, finita, Peppino, e ce ne andiamo tutti al mare. Dico soltanto per quei pochissimi che, insomma, vabbè, il tubista può chiudere. No, che hanno studiato magari poco la matematica, mi è piaciuta molto questa riflessione, aritmeticamente sono 21, sì, algebricamente sono 25, perché nell'algebra, come sanno, contano i numeri negativi. Contano anche i numeri negativi. Grande Peppino, e non, prego. Non ero bravo in matematica. Tu mi hai fatto il ciclato. Ragazzi, vedo in grande orgoglioso forma. Ho un parterre davvero straordinario. Del resto abbiamo iniziato in maniera eccezionale con Delio Rossi, ma noi proseguiamo, no? Perché in scaletta adesso io, a commentare la classifica, a commentare questo campionato, chiamo niente poco di meno che un direttore sportivo di quelli giovani che si sta mettendo in luce, ma insomma viene allo Zaccheria con la sua squadra, vale a dire la Vibonese. Quindi io ringrazio molto la società calabrese che ci mette a disposizione, a 2 giorni dalla sfida, il direttore sportivo Luigi Condò, che è in collegamento in diretta con noi di Contropiede. Buonasera direttore e benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera a voi, grazie. Allora, per quei pochissimi che non dovessero saperlo, Luigi Condò ha 44 anni, è calabrese doc, è nato infatti a Taurianova ed è un giovane dirigente che può vantare però già un'importante esperienza, perché ha al suo attivo 2 promozioni ottenute con il Neapolis in seconda divisione e con il Crotone in Lega Pro unica. L'anno scorso era a Barletta e a Vibo da questa stagione. Prima di parlare però dell'avversario del Foggia, magari anche con lui, poi avremo anche un collegamento con un collega di Vibo, io faccio vedere al direttore Luigi Condò, direttore sportivo della Vibonese, la classifica dopo 15 giornate e vorrei che lui la commentasse dal basso della sua posizione, perché li vede tutti davanti i suoi avversari, perché la Vibonese, sapete, è ultima, quindi lui davvero non ha, come dire, peli sulla lingua e può dirci quello che pensa, per esempio, della lotta al vertice, ma perché no, anche del Foggia. La classifica dopo 15 giornate, il commento del direttore Luigi Condò, DS della Vibonese. Prego. Vabbè, per quanto riguarda la zona promozione, credo che sia una classifica quasi realistica, nel senso che c'è il Bari al primo posto, che è la squadra da battere, ma questo si sa dall'inizio. C'è il Palermo, la sorpresa sicuramente è la Turris e lo stesso Monopoli. Credo che Catanzaro e Avellino siano un po' indietro rispetto ai programmi iniziali. E naturalmente il Foggia, che io lo considero a 25 punti, è una squadra giovane, allenata da un allenatore che non... Secondo me non ci sono aggettivi per descrivere Zeman, per quello che ha dimostrato nella sua carriera, costruita da un grande direttore sportivo che stimo moltissimo, che è Peppino Pavone. Mentre per quanto riguarda la bassa classifica, è vero che è una classifica corta, però è anche vero che adesso i punti iniziano a pesare, perché le partite si fanno sempre di meno e quindi bisogna iniziare a fare i risultati.
Ecco, come giudica il campionato del Foggia? Insomma, si aspettava che il Foggia potesse trovarsi al nono posto, se vuole considerare la penalizzazione, o al quinto, considerando invece i punti fatti da Zeman e dai suoi ragazzi in campo. Insomma, secondo lei il Foggia come sta giocando? Insomma, i risultati di questa squadra? Io credo che il Foggia stia facendo un ottimo campionato. Sicuramente Foggia è abituata sempre a fare campionati di vertice, lo dimostra la storia. Io credo che il Foggia quest'anno, come non bisogna dimenticare che è stata una squadra costruita in fretta in un campionato difficile che era Lega Pro, ha tanti giovani, ma anche è vero che ha tanti giocatori importanti di spessore, di categoria, che fanno la differenza. Quindi credo che avere 25 punti a questo punto del campionato sia un buon risultato. È normale che, se paragonato alla gente di Foggia, alla piazza, all'abitudine che ha Foggia, sicuramente Foggia dovrebbe stare nelle prime due posizioni. Però è anche vero, ripeto, che la squadra è stata costruita in poco tempo, costruita secondo me con criterio, con competenza e con alla guida, ripeto, uno dei più grandi allenatori che il calcio italiano abbia mai avuto. Allora, un paio di domande per lei da parte di due colleghi, sono tutti colleghi quelli che siedono in questa puntata al tavolo. Rino Palmieri di Telenorba e di Telefoggia, e poi c'è Luciano Gallucci. No, io volevo chiedere una cosa al direttore che riguarda la Vibonese, una squadra che pareggia tantissimo. E questi sono pareggi che sono stati raggiunti meritando magari qualcosa in più, oppure sono giunti nonostante magari non si meritasse di prendere neanche il punto? Cioè, che squadra è questa Vibonese? Perché quando ci sono vittorie o sconfitte si capisce la situazione, ma quando ci sono pareggi, ho letto anche che in alcune partite avete mancato la vittoria per poco. Ma guardi, io sono uno che si attacca poco agli alibi, non cerco alibi, perché la Vibonese credo che abbia avuto, sia stata molto sfortunata quest'anno fino a questo momento. È vero che se stiamo in questa posizione di classifica, la colpa è di noi tutti, me in primis, però la Vibonese ha 8 rigori netti non dati, con tanto di filmati e prove televisive, un gol annullato a Bari all'84esimo, regolarissimo, un rigore non dato a Catania all'85esimo, netto, che ci sono le immagini televisive che possono confermarlo. Però questi sono alibi, e quindi la verità è che noi in questo momento siamo in una posizione di classifica brutta, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di uscirne fuori. Abbiamo una squadra molto giovane, sicuramente in questi momenti, avendo una squadra giovane, fai un po' più di fatica, invece partendo all'inizio del campionato con qualche risultato poi c'è l'entusiasmo, quindi sappiamo di dover lottare, siamo pronti a lottare e lo faremo fino all'ultima giornata. Per lei, direttore Condoce, Luciano Gallucci, direttore di ilfoggia.com, uno dei siti più cliccati che parlano delle vicende rossonere. Grazie. Direttore, buonasera. Volevo chiederle, sicuramente avrete studiato attentamente quella che è un po' la formazione, il modo di giocare del Foggia, è al corrente che probabilmente qualcosa è cambiato, non è più lo Zeman di 30 anni fa, spregiudicato e quant'altro, forse anche perché la rosa magari non è la stessa di qualche anno fa, voglio dire il Foggia che perde solo 2 volte, magari vince e non vince spesso, perché prima c'era questa caratteristica, si vinceva molto e si perdeva molto, questo era tipico delle classifiche di Zeman. Diciamo, questa tra virgolette è un po' l'anomalia di questo campionato, una squadra più equilibrata, più coperta dietro. Lo stesso Zeman dice che il Foggia è più bravo dietro, il reparto migliore è quello difensivo. Cosa strana, ripeto, per quelle che sono sempre state le condotte di gara delle squadre di Zeman. Lei cosa ne pensa a proposito? Io penso che il gioco di Zeman ha sempre un'impronta importante, perché il Foggia è una squadra che gioca sempre per catene, quindi molta spinta da parte dei terzini con gli esterni alti che vengono dentro il campo, l'inserimento delle mezzali. Diciamo che il Foggia è quello di Zeman,
è normale che magari avrà qualche accortezza in più, nel senso anche non è che si vedano tanto, queste cose non si vedono tanto, tanto nel Foggia di quest'anno, no, perché Zeman ha detto che c'è bisogno di tempo perché i suoi giocatori metabolizzino il suo modo di vedere il calcio. Addirittura ha detto che è una squadra che non ha il coraggio di alzare la difesa, è per questo che sta un po' più indietro e prende anche meno gol. Quindi non ancora è il Foggia di Zeman, cioè le catene si vedono molto parzialmente nel Foggia di quest'anno, fino ad ora. O forse anche perché non sono gli uomini giusti, diciamo, magari quelli che si aspettava Zeman, diciamolo via. O forse anche per questo, certo. Però Zeman, parola di Zeman, dice no, io ho fiducia in questa squadra e sicuramente riuscirà a fare, vedremo. Giusto, così. Intanto approfitto della presenza di colleghi preparati come Rino Palmieri sul piano tattico, ma anche del direttore Condò, per far vedere un po' quello che potrebbe essere, anticipiamo, poi io amo fare le trasmissioni sempre molto diverse, quindi una dall'altro, e anticipiamo un po' quello che è il tema del terzo segmento, vale a dire la guida alla partita. Qui in blu abbiamo la Vibonese con una sorta di 3-5-2, mi conferma che D'Agostino giocherà anche allo Zaccheria con il 3-5-2, direttore? O cambia qualcosa? Quello che stiamo facendo, quindi credo di sì, a meno che non decida di fare qualche cambiamento, però in linea di massima dovrebbe essere così, perché giocando così diciamo che teniamo meglio il campo, quindi siamo andati abbastanza bene, non nei risultati, ma nelle prestazioni. Poi sai, io parlo poco di numeri, perché credo che siano gli allenatori che debbano parlare di numeri, quindi certo, però diciamo, però in linea di massima dovrebbe essere. Se faccio, ecco, chiedo ad Antonio Lanciano, che è il cameraman che è a sinistra, ecco, il Foggia in bianco con il classico 4-3-3 e il 3-5-2 con di D'Agostino, che è l'allenatore della Vibonese. Io da notizie che mi giungono dalla Calabria, potrebbe trovare posto da titolare Mauceri sulla sinistra, ma non dovrebbe discostarsi poi molto dalla partita di domenica scorsa. Poi magari ci sarà il collega da Vibo che ci darà queste informazioni, che non voglio mettere in difficoltà il direttore, siamo a 2 giorni dalla partita naturalmente, però ecco, lui sorride, Mauceri ci sarà a sinistra. Vedremo. Proprio alla calabrese, vabbè. Questo proprio è alla vabbè. Calabrese. Direttore, che si sente di dire alla vigilia di questa sfida? La Vibonese è ultima, i favori del pronostico sono tutti dalla parte del Foggia di Zeman, che sta pareggiando molto e ha perso molti punti, per la verità, con squadre come dire, medio-piccole. L'ultima con il Campobasso in precedenza a Latina, lo ricordava anche Peppino Baldassarre, ma anche a Viterbo, alle sorti, insomma, il Foggia pareggio, non meritava di vincere. Però in casa si è fatto quasi sempre rispettare, su un paio di pareggi con i Vestabia e Taranto, però. In rimonta, fra l'altro. Che partita prevede? Ma prevedo sicuramente una partita aperta, aperta in termini di gioco, perché per noi del Foggia siamo abituati a giocare a viso aperto. Anche noi non abbiamo, diciamo, non siamo una squadra che specula, che forse anche questo paghiamo, però sicuramente sarà una partita aperta al bel gioco. Sicuramente sappiamo di incontrare una grande squadra, ripeto, un grande allenatore, una grande piazza calcistica, quindi abbiamo grandissimo rispetto, però è anche vero che noi abbiamo bisogno di punti, perché credo che meritiamo diversi punti in più. Ripeto, è sicuramente una partita proibitiva per noi sulla carta, perché sappiamo di incontrare un avversario forte, un avversario che ha un'idea di gioco, ha dei giocatori importanti per la categoria. Ce la giocheremo a viso aperto e che vinca il migliore. Grazie direttore per questo collegamento a 2 giorni dalla sfida. Vuoi proprio velocissimo? Sì, la domanda sì. Non gliela fa, però dovete lottare, avete detto. È possibile che si cominci a lottare dal mese di dicembre, giusto? Era un'esortazione più che una domanda. Purtroppo noi nella condizione in cui siamo non possiamo stabilire una tempistica. Io ripeto,
Una battuta, sì. Faccio un grande in bocca al lupo al Foggia, non da per questa domenica, ma dalle altre in poi. Rispetto, grande stima e rispetto sia per la costruita, per chi l'allena e per la storia calcistica di Foggia. Bene, la ringrazio. Grazie molto, direttore, per questo suo intervento qui a Contropiede. Le auguriamo buon Natale, visto che poi, insomma, non domenica, la prima di Avvento, comincia l'anno liturgico. Comincia. Quindi, sì, domenica, la prima di Avvento. Va bene, va bene. Grazie al direttore della Vibonese, Luigi Condò, che sarà ospite, naturalmente dopo domani alla Zaccheria. Non ci crederete, lo dico alle mie assistenti, Alessia e Sabrina, 55 minuti il primo segmento non è mai durato e quindi dobbiamo correre in pubblicità. E io saluto come sempre tutti i miei amici sponsor, in particolare Zecco Parrucchieri in via San Lorenzo a Foggia, vale a dire Mario e Michele, che quando il Foggia scende in campo, insomma, si fermano. Per di fare... Non abbiamo ancora parlato. E non avete ancora parlato. Adesso c'è il talk show libero per voi. Pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Attaccata alla pubblicità, qualche secondo di Peppino Pavone in conferenza stampa. Ci sono i quattro punti, ma quei quattro punti sono un problema. Diciamo che mi sembra che il Presidente sia stato abbastanza esaustivo in questi quattro punti. Ma poi si faranno, non si faranno, questo non è compito mio. Ma quattro punti, ok, siccome noi siamo anche... D'altronde ci conoscete, no? Siamo gente che amiamo anche il rischio, amiamo anche la sfida, diciamo così. Vabbè, faremo in modo che partiamo da meno 4, qual è il problema? Cioè, l'importante è che stiamo uniti, stiamo insieme, si lavora per lo stesso obiettivo. Cosa ci manca? Cioè, non capisco a volte che cosa, perché tutta questa aria negativa, per quale motivo? Perché abbiamo pareggiato una partita? Vabbè, non è che possiamo vincere tutte le partite. Centro commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Le migliori macchine da caffè, Pausa Caffè, le migliori capsule originali, Pausa Caffè, le migliori capsule compatibili, Pausa Caffè. Pausa Caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, Pausa Caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa Caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Asfodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, 2 linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. RM, produzione di infissi, porte interne e blindati. Visita il nostro showroom in via Manzoni 30, a Foggia. Oppure visita il nostro sito per scoprire prodotti e servizi. www.rmlegno.it. I migliori marchi al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D.
E eccoci nuovamente insieme a Tonio Seppa e a Rino Palmieri, che sono alla mia destra, Peppino Baldassarre e Luciano Gallucci sono alla mia sinistra. È il secondo segmento, talk show libero, il tema è quello rosso-nero. Faccio vedere ai miei ospiti soltanto gli ultimi risultati del Foggia, gli ultimi 7 risultati del Foggia, 3 vittorie e 4 pareggi, immaginiamo che voi li conosciate a memoria, e dopo aver visto appunto quel che ha combinato il Foggia in queste ultime 7 giornate, vedete 1-1 a Campobasso, ma 2-1 a Catania, dunque 4 punti nelle ultime 2 trasferte, vi faccio vedere anche le ultime 4 giornate del girone di andata, perché dopo la sfida di dopodomani allo Zaccheria alle 14.30 con la Vibonese, ultima della classe, il Foggia affronterà Catanzaro, Virtus Francavilla e Avellino. E per provocarvi, come faccio sempre all'inizio di questo segmento, poi mi siedo, mi accomodo e non parlo. Una sedia? No, ce l'ho. Ah, ce l'ho. Bene. Sì, ce l'ho là, un trespolo. Vi dico, sapete quante squadre il Foggia ha battuto che si trovano sulla fascia sinistra della classifica? Una, il Monopoli. Tutte le altre vittorie sono venute con squadre che veleggiano in anche questo il momento. Catania che sta all'ultimo posto della parte sinistra. Nelle acque medio-basse. A questo punto bisogna, è una provocazione la mia. Prego, no, andate. Bisogna preoccuparsi, perché vedendo le partite dopo la Vibonese, tu rischi di prendere poca roba e quindi di avviarti al giro di boa in una situazione di classifica che potrebbe essere molto più precaria di quella che si possa immaginare. Ecco perché bisogna cercare di vincere con la Vibonese. Credo che non sia facile, perché la Vibonese è una squadra che ha pareggiato tanto. Chi pareggia potrebbe continuare a pareggiare. Un pareggio già sarebbe una cosa negativissima per il Foggia. Dopo ci sono delle squadre tutte davanti, e poco fa abbiamo ribadito questo concetto, e allora a questo punto la partita con la Vibonese diventa di vitale importanza. Anche perché abbiamo le gare successive alla Vibonese, io sono d'accordo con te, vincere è fondamentale, perché poi abbiamo, attenzione, Catanzaro in trasferta, Francavilla in casa, Avellino in trasferta, e sarà difficilissimo. No, sarebbe stato difficile se avessimo avuto quegli 8 punti in più che ho citato prima nel mio intervento. La penalità è quelli sciupati in vantaggio. E sarebbe stato difficile anche se eri secondo in classifica. Bastava la penalità. Quei 4 punti ti fanno, ti mettono in una posizione tranquilla, peserano, di playoff medio alto, che è l'obiettivo quello. No, lì ha ragione. Però è anche vero che il Catanzaro non tutto gli va liscio, che l'Avellino pareggia tanto. È vero. L'Avellino pareggia tanto, perciò si trova in... Però ha perso solo una volta l'Avellino. Noi abbiamo perso 2 partite con la Turis. La mia impressione è che Rino ha ragione su una cosa in particolare. Che se la situazione è diventata già difficile per quanto riguarda i 4 punti di penalizzazione, le prossime 3 partite potrebbero non dare molti punti al Foggia, il che significherebbe trovarsi in una situazione ancora più deficitaria. E adesso non ancora ti sei accorto che devi pagare. E poi non sai Anelli e Gentile come va a finire. Tu sei andato a giocare, non dimentichiamo che noi abbiamo giocato l'ultima gara con un terzino spostato in avanti, insomma, quindi non abbiamo molte scelte. Io ho messo Di Enno che almeno un sinistro naturale. Ma non abbiamo molte scelte, questo significa che Zeman le sta pensando. Sono anche abbastanza infortunati, dai, ci sono anche abbastanza. Ma perché abbiamo preso, però abbiamo preso calciatori che venivano da più di qualche anno con difficoltà fisiche, perché se tu prendi Di Grazia, perdonami, sei perfetta, vai a fare, io ho deformazione professionale nostra, ma certo, fai l'anamnesi, vedi negli ultimi 3 tornei quante partite ha giocato Di Grazia e ti rendi conto che vale, hai preso, ma questo vale un quando calciatore puoi scegliere, quando puoi scegliere, sì, se non puoi scegliere lo so. Pavone ha detto in conferenza stampa che molti hanno rifiutato, ma non hanno soltanto... rifiutato, io non credo, ma lo stesso città, Ferrante ha problemi fisici ed è un grande ed è il migliore di tutti, il leader di questa squadra. Rino, per Zeman verrebbero tutti a piedi, insomma, il problema. Beh, è no, qualcuno non è venuto. Io conosco giocatori che non sono venuti ai tempi di Zeman. Ci sono due motivazioni per non venire. La prima, l'aspetto economico, è il minimo di stipendio. La seconda, non voglio fare i gradoni. È vero anche questo. Può essere che qualcuno non lo può qualcuno fare. Ha detto una cosa che può essere anche accettata. La prossima infrasettimanale è contro il... Con Monterossi. Monterossi. Sì, l'abbiamo verificato prima. L'ultima, il 22, l'ultima prima di Natale. Dello stop di Natale. Sì, è la prima di ritorno. Sì. Sì, che è la prima di ritorno. Come, speriamo di recuperare qualcuno degli infortunati, perché è fondamentale, perché se no, ragazzi, non si vince, cioè è difficile. Quello che servirebbe da recuperare è Rocca.
esatto, se riesce a vendere uno dei due tra Merola e Di Grazia, Merlo è fondamentale. Però Mercai non è infortunato, perché ha cominciato questo processo involutivo? Questa domanda la faccio io a voi. Sì, vabbè, Mercai faceva gli assist, faceva i gol, bisognerebbe chiedersi anche sparito perché non vede Dienno, per esempio. No, Dienno non l'ha mai visto. Perché? Lo ha detto, secondo lui non ha la fase difensiva. Benissimo, questo mettilo Zeman, dalla sinistra a campo basso. Questo Zeman si preoccupa della difesa, ragazzi. Ma io non ricordo. Fa bene, no, fa bene, perché la difesa è importante. Guarda, io quando gioca Curcio, Dienno lo farei giocare sempre, perché c'è un feeling tra i due, lo scorso anno, sulla fascia sinistra. Sì, sono Dienno, giocatori che si vedono a occhi chiusi. Lo devi mettere mezzato. Che terzino, lascia stare terzino. Ma fallo giocare mezzato. Nicoletti, che è titolare fisso ed è uno dei pochi buoni che abbiamo, dalla parte di Nicoletti, all'inizio del girone d'andata abbiamo preso dei gol. Ma specialmente in casa. A me la cosa che dispiace Dienno, perché Nicoletti è uno che spinge tanto e lasciava copre un po', copre poco. Non c'erano le marcature allora, preventive. Bisogna... Che Foggia non gioca con le marcature. Allora, ma perché Peterman che sta facendo ultimamente? Vabbè, a Campobasso gli hanno tirato la maglia. No, però a Catania che cosa fa? Ha combinato. Sì, vabbè, un po' lento. Siamo stati fortunati che quelli si sono mangiati il gol. Non puoi essere così lento e macchinoso. Se tu vai con Peterman, Garofalo e Gallo a centrocampo, tu vai senza centrocampo a giocare. E in terza serie non te lo puoi permettere, non te lo puoi permettere. Poi, per carità, l'ho detto prima, Garofalo corre più di tutti, è bravo. Secondo me Garofalo Gallo si dà da fare. Sono limitati, sono limitati. Ecco perché serve qualità. Garofalo faceva parte della famosa squadraccia dell'anno scorso. E tieni conto che Ferrante fino adesso ci ha salvato. Cioè Ferrante ha fatto gli stessi gol di D'André e dell'Agnello messi assieme. E non è finito ancora il mese di novembre. Qualcuno se l'è cercato proprio lui di gol, Cioè non sono gol venuti alla Zeman. Ma perché è l'unico giocatore di Serie B che abbiamo. Ma poi Ferrante, quando manca Curcio, è difficile che possa avere qualche palla decente in avanti, Cioè voglio dire, l'unico che potrebbe dare qualche palla dalla sinistra sarebbe Dienno, che non viene sfruttato. Perché i cross di Dienno, Ferrante soffre molto l'assenza di chi mette il cross al centro. Perché Ferrante è anche molto forte di testa. A campo basso l'ha messo Nicoletti, il cross lui è andato e l'ha messo dove sapeva che doveva trovare Ferrante, e lui si è andato a mettere dove sapeva che doveva arrivare il pallone, perciò ha segnato. Però se ne arrivassero di più di questi cross probabilmente si segnerebbe anche di più. Certamente, secondo me. Poi purtroppo il portiere, che secondo me è meglio dell'altro, non ci sono, ha preso gol sul suo palo. È stato un peccato. Anche se però la partita precedente anche l'altro aveva fatto lo stesso errore. Lo so. Io personalmente preferisco Volpe come Peppino. Sì, preferisco anch'io, cioè non c'è paragone tra i due, però è giusto che Alasta sia il titolare, perché Alasta si è fatto il ritiro, perché Alasta ha cominciato. Ma Volpe ora e perché Alasta non ha deluso Alastra rispetto alla cosa infortunato. Ma Volpe ora ha la grande opportunità con l'infortunio ad Alastra. Perché io sarei curioso di sapere anche un'altra cosa, dato che molti di questi calciatori hanno un contratto annuale. Se nell'ottica di una programmazione, perché qua Pavone ha parlato di un programma, però un programma di quanto tempo? Gli obiettivi di questo programma? Io mi faccio delle domande. Quindi ormai il mercato si fa due volte all'anno, non puoi aspettare di programmare. Il programma è biennale, è triennale. Qual è il programma? La promozione? Il programma che tu non puoi vincere il primo anno. Va bene, sono d'accordo. Secondo anno. Però il secondo anno devi fare. Allora, devi metti un paio di puntelli adesso. Allora, che calciatori e così a giugno, a luglio, vedi? Devi iniziare a contrattualizzare calciatori per più anni. Invece a gennaio si dice chi trovi? Lo svincolato, quello che rompeva le scatole nello spogliatoio, che viene, diciamo, c'ha l'ostracismo. No, qualcuno che sta in sovrannumero. No! Trovi a gennaio, da qualche anno a questa parte, lo scontento economicamente della Propate, del Teramo, per dire due squadre che sono nel mirino di Ghirelli, perché il Catania è nel mirino, ma nessun IFO c'è niente, per amor di Dio, là su De Rica non si può. Continua allora a giocare, 65 milioni di debiti a Catania, continua a giocare, è una cosa vergognosa. Noi invece senza un debito, senza aver pagato una bolletta in ritardo, ci hanno dato 4 punti, per carità, l'ex se dura l'ex, nessuno sta a dire questo. Vabbè, però allora devi trovare qualcuno che è scontento di stare da qualche parte, ma qualcuno bravo. Dice, ma io quasi, che devo stare a fare qua? Aspetta ancora un stipendio. Io credo, gli stipendi, quel poco, vengono pagati. Mi risulta che sono stati pagati i giocatori nostri. Sì. Io credo che Pavone conosca benissimo la situazione e sa che deve prendere qualcuno, ma sa anche che non può spendere. Non ha molto. Sì, non ha un portafoglio. Però io l'unico dubbio che ho è che Pavone, per carità, l'ho detto prima, lo ripeterò sempre, persona integerrima, oltre a far valere le sue ragioni, che io ripeto condivido al 95%, non so se è venuto in conferenza stampa a fare da parafulmine.
tutta questa situazione. Ma sai, se visto... Perché prima parla Zeman e fa capire che non tutto è andato per il verso giusto. Pavone invece non si è dimostrato scontento della situazione, anzi, ma è Zeman più contento del previsto. Ma Zeman ha cominciato con il 6, dato quando è stato chiesto che voto diamo a Pavone. Qualcun altro aveva dato 10. Qualcun altro aveva dato 10. Facciamo la media? Vabbè, no, ma non ci arrivi a 8 con la medaglia su. Dunque, io credo in Zeman, fantastico. Noi abbiamo il maestro, lo dici tu, il magister. Magister. Zeman è il top-in, lo dicono tutti. Ma per l'amor di Dio. Quindi bisogna dare a Zeman le armi, bisogna dare le armi per poter vincere le battaglie. Quello sta lavorando, sta lottando a mani nude, ma che scherziamo. Allora io la domanda che mi pongo, questa squadra senza Zeman, che posizione di classifica occuperebbe? Con un marchione qualunque stavi fuori dai play-out, ma stavi fuori dai play-off. Zeman ha già fatto... parecchio, secondo me. Con un Marchionni qualunque stavi fuori dai playoff e fuori dai playout al netto della penalizzazione. Non lo lascia dire. Sembra la puntatina su Marchionni. Me perdeva le partite in casa col Bicelli. Ah, col Bicelli e con la Paganese in casa. Ma con quale squadra giocava Marchionni? È una squadra poco peggio di quella di quest'anno. È stato esonerato di Bari, è stato mandato sì. Con Novara non so perché. Difficilmente un direttore sportivo primo viene. Vi chiedo solo, vi interrompo per chiedervi, ma il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? E questi disfattisti, insomma. Un bicchiere in dac. Qui allora i disfattisti sono. È come nel periodo che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario. Ci sono i Novax e i Provax. E qui ci sono i Novak, i non Zeman e i pro Zeman. Ci sono anche percentuale. C'è una percentuale bassissima. La percentuale è bassa, sai perché, Peppino? Perché siamo, secondo me, è più bassa la percentuale di chi lo stima Zeman. Perché siamo pochi quelli che hanno vissuto il periodo di Zeman. Io lo stimo tanto. Io lo stimo prima come uomo e poi come allenatore. Ma tu? Perché come allenatore c'ha qualche tu l'hai conosciuto, lo conosci da 30 anni, 40 anni. Dall'86. Io lo conosco. Ma lui sta soffrendo soprattutto perché prende pochi gol. Il problema è che adesso sì, perché lui vuole vincere 5-4, non vuole vincere. Ma questa difesa dipende dal fatto che ha dei bravi difensori. E poi andranno a Palermo a pigliare 3 gol. Dici no, perché solo non hanno coraggio di salire con la difesa. Ma quante partite alla Zeman abbiamo visto quest'anno? Quest'anno pochissimo. Qualche tempo. Ad Andria, l'abbiamo visto, la Ternana dell'anno scorso, secondo te. Io il primo tempo non lo vidi perché stavo lavorando. E tanto dissi, tanto Foggia come mezzo secondo di Maiuca, quindi non mi perdere. E così fu. E dovessi fare il biglietto paghereste al 50%. A Campobasso non è ma stato così. A Campobasso mi è successo il contrario. Il primo tempo da ottimo favola. Insomma, morale della faccenda, quante partite zemaniane abbiamo visto? No, poche. Quanti abbiamo, segmenti? Secondo me Zeman è un grande. Con potenza sul 2-1. Zeman ha capito quello che può avere da questa rosa di calciatori. Sì. E allora si è cautelato guardandosi le spalle. Cosa anomala per Zeman? Perché una difesa che prende pochi gol e gioca molto bene dietro, si copre bene dietro. Ho detto, se io devo trovare un difetto, però non avendo buoni attaccanti, io perché gli attaccanti, difetto, scusa per Pippo, attaccanti ci vuoi denaro per accattare. Certo, io li costano di più. Soldi non puoi accattare. Non solo costa il cartellino, ma costa l'ingaggio anche, perché l'attaccante dice, mi vuoi, io faccio 15 gol all'anno, mi devi pagare. Per comprare gli attaccanti ci vuoi i soldi. L'unico difetto è il fatto che si comporta come un nonno e non come un padre con i giocatori, perché il padre un mafalone, c'è un figlio, il nonno guai se tocca il nipotino, tutto gli fa vincere, e questi quando fanno pena come contro l'Andria e come a Palermo, in Coppa Italia intendi? In Coppa Italia sì, lui li difende, è l'unica cosa sulla quale non mi che mi permette di proverà, che non mi trovo d'accordo. Che deve fare? È un grande avesse fatto tanti Ma, insomma, io per fortuna non sono io il presidente, me lo volete perché definire, io presidente. Allora c'è ragione Canonico quando ha detto adesso aspetti i risultati, per far capire se non licenzio l'allenatore. Sì. Aspetti i risultati, non vuol licenziare l'allenatore. No, non l'ha detto. Io per fortuna non sono il presidente, perché quando Canonico, e sono stato l'unico ad apprezzarlo, e ha tolto la fascia. Meno male che non ero io, perché io la fascia gliela avrei messa al collo poi Peppino, dopo, perché ha sbagliato il rigore. No, Peppino, hai sbagliato il rigore con l'Andria, non sei degno di quella fascia. Lo deve fare l'allenatore, non lo può fare. Hai sbagliato il rigore con l'Andria, e poi comparazione un sorteggio per l'avesse tuo Piacenza. Dai. Non si entra, ma chi l'ha detto? Non si entra a fare la formazione, d'accordo. La gestione del tecnico, lo spogliatoio è sacro, sulla formazione è sacro, su tutto, sulla tattica è sacro, però...
Io, presidente, che mi vedo tradito dal miglior uomo che ho. Ma non puoi entrare nello spogliatoio. Al quale io gli ho rinnovato anche un contratto. Perché lui stava col contratto in scadenza. Gliel'ho rinnovato, chissà tu pigli con buono, chissà che fai. Peppe, il capitano lo deve sempre nominare la squadra. Bravo, è la squadra che deve scegliere chi deve fare da capitano. Ma lo sappiamo tutti, da quando esiste il calcio, lo spogliatoio è sacro. Capitano lo fa chi ha più presenza, di solito. No, il capitano è fatto anche per motivi carisma. Sì. La squadra e il tecnico scelgono il capitano, non lo sceglie la società, non diciamo. Ovviamente lo sceglie il gruppo squadra. Il gruppo squadra, secondo me, più ancora del tecnico. Ma all'interno delle mura, chiuse. Però la squadra è tutta nuova. Nuova. Però, sì, quando una squadra è tutta nuova è già diverso. Se una squadra con Seno, Peppino, dai, con Seno, sì, sì, fu votato Seno, è vero, e quindi non fu Zeman a nominarlo, no. Fu votato Seno. E la squadra nuova invece poi Zeman ha puntato molto su Curcio, è stato, diciamo, non tradito, ma ha avuto una delusione anche da Curcio. Vabbè, perché ragazzi, la fascia si pensava in un Totti facci capitare. Curcio, indipendentemente dal ruolo che occupa, è il miglior calciatore del Foggia. Certo, certo. E è quando dice, ma è lo stesso Curcio dell'anno scorso. Tutto l'anno che scorso vuoi. Anzi ha segnato parecchi però, gol. Perché Foggia senza anche Curcio ha già fatto 4 gol. Ha fatto 4 gol, certamente. Ma tu pensa che come gemelli del gol stiamo a 12? E ci volevano campionati interi per avere gente a 10, a 11, quando poi negli anni 70-80 si segnava di meno perché le difese erano più arcigne. E Curcio quando fa le giocate veramente, non dico la luce perché la luce è solo De Zeman. Però qua te la puoi prendere anche, illumina, te la puoi prendere però poi anche con Zeman, si eclissa. Perché un allenatore qualsiasi, bravo, perché non solo Zeman è bravo, è bravissimo un grande, ci sono anche altri grandi. Un allenatore intelligente che mette da parte il suo modo di vedere in maniera esclusiva il calcio, prende e cambia un po' il modulo tattico e non ti lo fa mai. Deve dire voi dovete fare questo perché colpa sua se poi alla fine non riesce a prendere per quelle che sono. No, ma quando si accentra Curcio, anzi dispensa palloni vincenti, sì, dai. Però voglio dire quando è stata fatta Curcio, la squadra. Io sono molto obiettivo, ripeto, mi sbagli il rigore a Biceglie e mi incavolo. Mi sbagli il rigore con l'Andrea in Coppa Italia e mi fai andare fuori. Mi incavolo molto di più, però poi quando fai quelle belle cose io per onestà, per lealtà, ma lo devo dire. Voleva battere il rigore anche a Catania è successo, non è che voleva battere, è successo questo. Ferrante è andato a terra, rialzandosi si è preso il pallone. Okay. Come dice, sì. Poi per correttezza ha detto a Curcio più o meno hai qualcosa in cui posso battere. E Curcio l'ha visto motivato e gliel'ha fatto tirare. Secondo me è stato Curcio che ha detto vuoi battere tu, te la senti? No, che in genere... secondo me Ferrante ha chiesto a Curcio posso e Curcio ha detto vai. Non devi chiamare un po' Ferrante. Perché... Vabbè, siete come tigri a al quest'ora solito, non rispondo. Stati bravissimi. Avete affastellato un po' di temi uno su anche l'altro, perché se però, il capocannoniere di cui dirà non so, ancora però aspetta capito, devo finire, sto finendo, sto sfumando. Non so se al Foggia conviene che Ferrante arriva a 16 gol della Ternana, ma là ci sono già fermati riscatto e contro riscatto, e già con i prezzi fissati, quindi riscatto e contro ma riscatto. Non mi avete risposto, questo bicchiere come lo vedete? Mezzo pieno? Ma non si può dire Massimo che sia mezzo pieno. Io dico che con questa rosa di calciatori Zeman ha fatto già un miracolo. Sì. Questa squadra al quinto posto, e quindi un bicchiere mezzo al quinto posto perché i numeri sono quelli algebrici, come diceva giustamente Peppino. Il Foggia è un miracolo al quinto posto. È stato fatto un miracolo con quella squadra. Mm. E secondo me non è ancora finita nel momento in cui dovessero rientrare tutti i giocatori e magari potrebbe riuscire a mettere in atto se riusciamo quello a togliere Zeman, quei 4 punti di penalizzazione. Devi battere la Bibonese, devi sperare che il Catanzaro se ne va a Dama. Se non batti perché... la Bibonese è un no, è un guaio. Allora, visto che questa partita è fondamentale, bisogna acquisire più continuità proprio i vari Curcio, i vari Rocca, gente che dà un tasso tecnico superiore rispetto ad altri. Devono però stare bene fisicamente. Se non stanno se non reggono bene, lo salutiamo. Allora, siccome è fondamentale, Ferrante ha bisogno di ausilio. Ferrante ha bisogno di aiuto, ci vuole attaccando, un attaccante che gli allarghi anche le maglie della difesa avversaria. Zeman, allora, dopo l'intervento di Zeman la settimana scorsa e di Pavone un'altra volta, adesso manca l'intervento di Canonico. Zeman e non può parlare, è sotto squalifica, no? Ma è inibito, però non può parlare. Va bene, ragazzi, non avete detto che è fondamentale Foggia non può entrare negli spogliatoi e togliere la fascia sciacca perché è inibito, non può. E allora quello non lo può fare. E allora parleremo di Foggia Vibonese anche con il contributo da Vibo del collega di Vibo Sport Michele
La Rocca. Torniamo dunque sulla partita, eravamo già stati sulla stessa sfida con il direttore sportivo della Vibonese, ma andiamo proprio ad analizzare fra un po', dopo la pausa pubblicitaria, guida a Foggia Vibonese, partita che mi è parso di capire è diventata fondamentale sulla strada del Foggia in questo finale di girone di andata. Perché? Perché lo sapete, subito dopo ci sono tre gare piuttosto impegnative, chiamiamole così. Pubblicità, tra poco. Io diciamo che rispetto al passato, no? Viste, considerate che lei mi tira, io il passato non lo volevo, diciamo, menzionare, però va bene, non è un problema. Quando noi abbiamo fatto questi cambi generazionali, a questo punto del campionato noi quasi sempre eravamo terzultimi, quartultimi. Diciamo che avevamo fatto molto più sconfitte che pareggi, no? O vincevamo o la perdevamo, non c'era una via di mezzo. Quest'anno diciamo che ci sono anche più pareggi, perché secondo me, diciamo, questa squadra poi lascia intendere che non ci sta a perdere, quindi sta più attenta, diciamo così, non si lascia andare con tranquillità, con facilità. Quindi porta in aria poche persone, non porta in aria molte persone, e quindi secondo me questo è un po', diciamo così, la pecca. Commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Le migliori macchine da caffè, Pausa Caffè, le migliori capsule originali, Pausa Caffè, le migliori capsule compatibili, Pausa Caffè. Pausa Caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, Pausa Caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa Caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Asfodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, 2 linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. RM, produzione di infissi, porte interne e blindati. Visita il nostro showroom in via Manzoni 30, a Foggia. Oppure visita il nostro sito per scoprire prodotti e servizi. www.rmlegno.it. I migliori marchi al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D.
Rieccoci nuovamente insieme, alla mia destra sempre Tonio Seppa e Rino Palmieri, alla mia sinistra Peppino Baldassarre e Luciano Gallucci. Do il benvenuto anche al collega Michele Rocca di Vibo Sport, che fra un po' ci anticiperà qualche notizia per quanto riguarda anche la formazione della Vibonese. Dico a lui che in precedenza è stato in collegamento con noi il direttore sportivo Luigi Condò della Vibonese. E intanto però faccio vedere subito a Peppino Baldassarre il cartello con il prossimo turno, sedicesima giornata, quart'ultima del girone di andata. Vi risparmio la lettura, tanto potete farlo voi da casa facilmente. Peppino, ce la presenti questa sedicesima giornata che inizia già domani con gli anticipi. Foggia giocherà invece domenica a stadio Zaccheria alle ore 14.30. Fra un po' partirà anche la scroll bar. Tutto quello che non vi diremo lo troverete scritto nella scroll bar, compreso, e ve lo anticipo io, per esempio il meteo. A Foggia alle 14.30 di dopodomani si prevede una debole pioggia con una temperatura di 13 gradi, ma tanto, tanto altro lo troverete nella scroll bar. Intanto, Peppino Baldassare. Questa volta parlerei solo di una partita, che è Turris-Avellino, partita fondamentale per tutte e due le squadre. Partita da tripla, la Turris in alta classifica, l'Avellino in medio-alta classifica. È una partita importante. Poi non ci sono grossi scontri diretti, quindi cioè in coda se non Messina-Andria per la salvezza, ma scontri diretti per la promozione. Per cui possiamo dire che la Turris è la squadra più bella del campionato. Ma sicuramente, ora si parla di Turris e Monopoli, c'è un abisso fra quelle due. Non perché il Foggia ha vinto col Monopoli e ha perso la Turris, la Turris gioca meglio. Il Monopoli fa punti perché specula sul risultato, perché c'ha da fare, fa i punti. La Turris fa spettacolo. Possiamo fare i complimenti anche al tecnico. A Caneo, certamente. Caneo ha fatto certamente un grande lavoro. Però sta lavorando con lo stesso gruppo da qualche anno. Sì. Questi sono i risultati. Dalla metà del girone. Se tu prendi una squadra dove c'è stato per 3 anni Zeman, non so che vedi lo spettacolo puro. Catuzzi vediamo un'andata e basta. Senza ritorno. Ma Catuzzi là c'erano altri problemi. Allora, fatemi sentire Michele La Rocca, al quale do il benvenuto e il buonasera. Le ultime in casa rosso-blu, D'Agostino, conferma il 3-5-2? Vi facciamo vedere anche la probabile formazione di dopodomani. Dici tutto, Michele. Sì, buonasera. Sì. Ah, bene, hai detto tu. Ecco, questa è la probabile formazione, giustamente ne avevamo già parlato. Anche prima dovrebbe confermare questa qui del 3-5-2, non ci dovrebbero essere variazioni, anche perché poi alla fine la coperta è corta e questi sono i giocatori che può utilizzare D'Agostino anche in questa trasferta. Ecco, Mauceri a sinistra, come avevamo in un certo senso anticipato anche con il direttore Condò, che non si è sbilanciato più di tanto, ma tu puoi dirlo, quindi giocherà lui? Sì, gioca sicuramente Mauceri, ritorna sulla sinistra, è un giovane promettente che può fare bene, sicuramente è un giocatore su cui D'Agostino punta tanto. All'inizio non era stato preso in considerazione, ma appena è sceso in campo dopo le prime partite si è ritagliato il suo spazio da titolare, sicuramente ci sarà domenica a Foggia. Ecco, i numeri della Vibonese ci descrivono una squadra che davvero fatica tantissimo a buttarla dentro. Come mai? Allora, il problema della Vibonese, detto tu benissimo, è quello di avere un giocatore che riesca a mettere la palla in rete. Fino adesso non ha trovato il bomber in grado di risolvere i problemi in attacco. Spesso costruisce tanto la squadra, ma alla fine proprio lì davanti manca il giocatore in grado di capitalizzare il gioco. Non è stato Sorrentino, atteso dopo le prime 3 giornate di squalifica in questo campionato, era il giocatore più atteso della Vibonese, non è riuscito a prendere le redini della squadra e ovviamente è un problema che dovrà risolvere il direttore Condò. Mi ha detto che l'avete visto prima in trasmissione, ma già questa è una cosa che abbiamo sottolineato più volte anche nei post partita, durante le conferenze stampa della Vibonese. Probabilmente la società dovrà mettere mano nel mercato di gennaio, forse potrà fare qualcosa prima, ma certamente sul mercato degli svincolati, ma vedremo quello che succederà. Il fatto è la considerazione è che manca
colui che possa capitalizzare il gioco. Se dietro nel reparto arretrato si è un po' sistemata la Viponese, un po' anche a centrocampo con la titolarità di Cattaneo, rimane sempre questo grosso problema dell'attacco che appunto rimane spuntato. Poi se aggiungi che da qualche partita manca anche uno dei giocatori più talentuosi, Marco Spino, giocatore Marco Spino, l'unico viponese diciamo di questa formazione, il quadro è ben presto fatto. Ecco, qualche informazione anche la diamo noi a te sulla Foggia, e quindi adesso vi facciamo vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione. Sapete che Di Pasquale è squalificato, ma vi sono molti giocatori non al meglio, tra questi per esempio Peterman, allora potrebbe essere Maselli il centrale con Gallo e Garofalo. Sapete anche che manca il portiere Alastra, che si è infortunato a Campobasso, quindi tra i pali il titolare sarà Volpe. Garattoni, anche lui non proprio al 100%, in ballottaggio con Martino, ma dovrebbe essere Garattoni comunque a scendere in campo, come Sciacca, anche lui non al meglio, in coppia con Girasole, anche perché Marchic è infortunato, Di Pasquale è squalificato, allora nelle ipotesi potrebbe al limite giocare addirittura Ballarini, un centrocampista, in difesa. Le indicazioni sono arrivate anche dall'allenamento congiunto che si è tenuto a San Ferdinando in settimana, con vittoria per 9-0 del Foggia sulla squadra locale. In evidenza Tuzzo, che dovrebbe essere confermato nel tridente offensivo, torna in attacco Curcio, Ferrante inamovibile, per il resto insomma questa è la formazione con tanti infortunati. Rino, perché questi infortuni perseguitano il Foggia quest'anno? Ti sei fatto un'idea? Non lo so, si può parlare anche per quelli che sono i carichi di lavoro cui Zeman sottopone la squadra, però non abbiamo la possibilità di verificare attraverso gli allenamenti e quindi facciamo fatica. Conoscendo come lavora Zeman, può darsi che ci sia qualcuno che non è abituato a lavorare in maniera così intensa, visto che i problemi, la gran parte dei problemi sono di tipo muscolare, potrebbe essere questo il motivo, però non abbiamo la possibilità di verificare perché gli allenamenti noi non li vediamo. Sono delle ipotesi. C'è quello un po' il fatto che molti che sono arrivati hanno subito degli infortuni piuttosto seri nelle scorse stagioni, per cui possono avere delle ricadute, delle cose dovute comunque sempre probabilmente anche a questo tipo di lavoro che Zeman, a cui Zeman è sotto. Comunque infermeria davvero piena, no? Perché oltre a Rocca, a Merola, a Marchic, no, ma adesso c'è Alastra, persino Alastra, quindi diventa problematico. Va bene, intanto vi convince questa formazione, non credo che si possa... Vabbè, ma non c'è alternativa, ho visto, cazzo breve. Non c'è la primavera, se c'è, non so se c'è la primavera. No, c'è cioè, la primavera, perché Maselli è un primavera, Tuzzo è un primavera, Ballarini è un primavera. Occhio all'arbitro, ce n'hai pure assai. Occhio all'arbitro, perché è abbastanza severo, quindi anche nelle... Dopo quello che abbiamo passato domenica, che poi dicevano che aveva origini barese. È lo stesso che ha arbitrato se avessi, potenza. Se ci fosse stato un arbitro severo, avrebbe fischiato il fallo. Certo, e a quel punto avresti... Ci portavamo la partita a casa. Allora, faccio vedere anche al collega Michele La Rocca di Bibo Sport le pagine di domani in anteprima del quotidiano L'Attacco, diretto da Piero Pacello. Le pagine sportive sono curate da Pino Autunno, c'è anche la mia rubrica di spalla, lo vedete, che curo ogni sabato, che si chiama Il Rosso e il Nero. Parola al campo, giustamente il titolista dell'Attacco ha scritto così, perché dopo aver ascoltato in settimana le parole del DS Pavone e dopo aver ascoltato soprattutto nella settimana precedente Zeman, ora tocca al campo. E dunque, tocca al Foggia rispondere alle sollecitazioni di un ambiente in fibrillazione. Domani, nel catenaccio, si legge, contro il fanalino di coda Vibonese, l'occasione è propizia per vincere e ritrovare il sorriso. Poi di spalla, vi dicevo, la mia rubrica, critiche esagerate, la squadra, pur se bersagliata dagli infortuni, sta rispettando i programmi, quei programmi che ha sottolineato ancora una volta Pavone in conferenza stampa, prevedono che il Foggia faccia il meglio possibile. Allora, io non so se Michele debba o voglia aggiungere qualcosa alle sue informazioni che ci ha già regalato in questo suo intervento, altrimenti lo saluterei e lo ringrazio naturalmente per
questa sua partecipazione qui a contropiede. Michele La Rocca. Intanto ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione, l'ho accettato volentieri. Poi volevo solamente dire una cosa: certamente la Vibonese in questo momento è il fanalino di coda del campionato, una formazione che ha avuto grosse difficoltà, che ha giocato male con il Monterosi soprattutto nel secondo tempo, però ricordiamo che è una squadra che è anche stata bersagliata da numerosi episodi di errori arbitrali, non ultimo quello che si è verificato a Bari appena 2 settimane fa, il gol regolare annullato a Ancom. Insomma, voglio dire, una squadra che se deve costruire ha difficoltà a costruire, però se deve provare a controbattere, a partire magari in contropiede con una squadra che deve costruire il gioco, sicuramente può fare la sua partita. Quindi secondo me sarà un bel incontro quello di domenica con il Foggia. Bene, grazie Michele, grazie, buona serata e naturalmente ci rivedremo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a Michele La Rocca di Bibo Sport. Carorino, ha intuito insomma quale sarà il copione tattico della gara? Come sempre, 9 squadre su 10 giocano tutti arroccati dietro, col pullman. Chiudono, no? Sì, è così, ma il 3-5-2 poi è un modulo che si presta perfettamente. Ultima in classifica di punti, che deve fare? Devo. Deve venire a giocare? No, assolutamente. Quindi, devi cercare di segnare subito. Se segni subito, li fai scoprire. Come fare? Non perdere tempo a fare il tic e toc. Verticalizza, vai. Cerca sulle fasce di creare la superiorità. È andato a bica. Cerca di tirare da lontano. Fa domande e risposte. Ecco, sì, è una... quello perché... è un fattore, penso, che poi ci sfrutta poco. Ha dei buoni tiratori dalla distanza, ma tira pochissimo in porta dalla distanza. E perché non arrivano a fornire la palla ai 25 metri? No, è perché metri, spesso si arriva con troppi passaggi in orizzontale. Sì, è quello detto, no? È orizzontale, si perde tempo. Si perde tempo. L'orizzontale lo devi fare con la squadra quando è più forte di te l'avversario. Quando l'avversario, non dico che è più debole, ma sta dietro di te in classifica, devi forzare i tempi, devi subito passare in vantaggio e poi te la devi gestire. Gioco orizzontale, ci vogliono gli attaccanti, Pino, ci vogliono gli attaccanti. Al limite dell'area di rigore, allora sì. Sì, Barcellona allora sì, perché... lo faceva, adesso non lo fa più tanto. Lo faceva nell'area di rigore avversario. Nell'area di rigore avversario. Ma quando l'ha fatto l'Italia, io ce l'ho, Mancini, facevano i passaggi a metà campo orizzontali. Vabbè, ma pure De Zerbi contro la Versa Normanna, io lo dissi. Ci vogliono senti, giocatori. Mister, se tu mi fai con la Versa Normanna mezz'ora di tic e toc, la Versa Normanna faceva maccherone e carne, perché dice anziché 90 minuti, dura 60 minuti la partita. Perché no, carne e maccherone? No, maccherone e carne, maccherone. Perché la quantità maggiore di pasta e poi sopra c'è o la carne a tocchetti a ragù o la braciola. No, perché a me piace il contrario. Avete fame, volevo dire questo. Aspetta, fammi soltanto salutare che ti viene la tosse. Fammi salutare Ignazio che ci aspetta, dunque gli amici di Antico Teatro. E visto che sto cominciando a salutare innanzitutto tutti gli amici sponsor, voglio ringraziare la Made Communication, Mattia De Martino, dunque, che cura l'aspetto tecnico, che è comandato tecnicamente dalla regia da Andrea Sponsillo, giovanissimo, come dire, regista, il più giovane regista che io abbia mai avuto nelle mie trasmissioni. Mi sta inquadrando Antonio Lanciano, il coordinamento è di Biagio Porricelli, ma un saluto anche a Stellaccio Bacchieri, se preferite, Francesco Stellacci, e a Flora Baldi naturalmente, che dirige Mitico Channel. Spero di non aver dimenticato nessuno, un bacio come sempre da Alessia, alla mia Alessia, e un bacio casto a Sabrina. E adesso vi ho lasciato qualche secondo per pensare di rispondere a questa domanda, pochi secondi: cosa vi lascia tranquilli e cosa vi preoccupa del Foggia che verrà? Parto da Rino Palmieri. Mi lascia tranquillo Zeman. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa sapere che forse potrebbe arrivare qualche altra cosa in società. Ah, fai riferimento ad Agnelli, ad Agnelli e Gentile. Anche altro. Anche altro. Ah. E ce lo dici così in ultimo fine, anche altro in cauda venenum o sulle pendenze probabilmente, vabbè, speriamo di no, che vuoi che dici. Tonio, cosa ti lascia tranquillo e cosa invece ti preoccupa? Il Foggia affidato a Zeman mi lascia sempre tranquillo,
perché è comunque una garanzia, al di là di come stanno andando le cose in questo momento. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa poi il futuro del Foggia, cioè il futuro senza Zeman, per esempio. Perché bisogna vedere un pochettino se, non so, anche adesso in occasione del calciomercato di gennaio, in occasione delle prossime partite, quindi del Foggia, come si posizionerà in classifica, se Zeman non sarà distratto dall'ambiente che magari non lo soddisfa. E ha già avuto modo di esprimersi, anche riferendosi ai tifosi e a qualcun altro, della sua una certa insoddisfazione. Vabbè. Non vorrei che questa insoddisfazione sfociasse poi in un eventuale addio di Zeman. Io mi auguro di no. Fino alla fine del campionato non penso. Però no, io per lascio per l'ultimo Peppino. Va bene. Cosa ti tranquillizza e cosa ti preoccupa? Cosa mi tranquillizza? Mi tranquillizza Zeman. Zeman e Pavone mi tranquillizzano tantissimo. Mi assicurano un finale di campionato decente. Non mi tranquillizzano determinati errori che vorrei non si rifacessero più. Cioè tipo, mi perdoni Peppino, però io non sono d'accordo su togliere la fascia di capitano a un calciatore da parte della società. Sì, sì, ma per carità. Che non si facciano errori banali che portano penalizzazioni di questo anche tipo. Anche se Canonico ha detto sulla fascia da capitano, l'ha fatto soltanto per togliere le responsabilità. Sì. Togliere le responsabilità a un giocatore. Perdonami, l'ultima cosa la voglio dire, che non si tolga mai il diritto di critica ad un giornalista, perché in questo potrebbe capitare a chiunque, siamo come tutti no? giornalisti, come e no? queste cose, diciamo, non si fanno. Quindi io intendo esprimere tutta la mia massima solidarietà a Pino Autunno, che secondo me, come tutti noi, insomma, merita il massimo, a prescindere da quelli che sono i suoi giudizi. Perché la critica non deve, è l'articolo 21 della Costituzione, non deve essere mai tolta a nessuno. Quindi ognuno di noi deve sempre dire quello che pensa, siamo in democrazia. Ecco, anche sbagliando, io posso dire Curcio è un bidone magari, e Curcio è il miglior calciatore del Foggia, però nessuno vi deve togliere questo diritto. Allora, a proposito di Pino Autunno, tornerà naturalmente domenica alle 16.30 per il commento post-gara, torna dunque 90esimo rosso-nero. Ricordo che in onda sulla consorella Telefoggia c'è Rino Palmieri con la sua trasmissione, con i suoi ospiti, con i suoi Calcio Show. Commenti. Calcio Show. Peppino, ti ho lasciato per sarò l'ultimo. Velocissimo cosa... perché poi devo completare la risposta a Rino che gli dovevo. Mi lascia tranquillo Zeman. Sì. Qual era, che cosa mi preoccupa, che cosa mi fa inquietare? Sì. Il rendimento di 7-8 giocatori nostri, di quelli che sono adesso fra i... Vabbè. No, quando lui ha nominato il Barcellona, dico è vero, io è risaputo, non guardo mai le partite degli altri, però guardai un pezzettino di quella famosa semifinale con Mourinho, Barcellona faceva 7-8 passaggi nell'area di rigore avversaria, cioè sembrava di vedere i film Lunch del 34 con Meazza, Schiavio, Piola, palla in rete, faceva Carosi quando faceva, però non segnò per fortuna perché poi l'Inter vinse la sua terza. Davanti alla porta. Ha vinto la terza, io non sono, non sono interista, io non sono interista, ma quando serve, serve che Mourinho dice, tu fai oggi fai il terzino, e l'ha fatto. Io ho una grande stima di Mourinho e gli fanno pagare questa sua sapienza, gli arbitri che se lo sono puntati nella Roma, se lo sono puntati non so come e non si fanno queste cose. Abbiamo fatto, ma finiamo con Mourinho, non so come, perché? Perché uno dei pochi forse a livello di Zeman, se non oltre. Va bene, ma lo sapete cosa ha detto Mourinho? Che ha detto? E cosa ha detto Capello? Questa è una cosa da dire però all'inizio della trasmissione. Adesso facciamo a tavola, dai. Lui è tornato in Italia dopo 10 anni. La domanda precisa, che cosa trova di diverso in Italia? Sì. No, in Italia ha detto, non si è adeguata ancora al calcio europeo. È vero. La stessa cosa l'ha confermata Capello. Perché le figure ora, una volta ti difendevi, andavi in contropiede e potevi vincere i campionati. Ora non è più possibile. Ora non è più possibile. Devi attaccare. E in effetti, guardiamo l'Europa, attaccano tutti. Tutti. No, il monopoli li fai. Zeman era avanti di 40 anni. Bene, ci tranquillizza tutti. Zeman, almeno così ho colto le risposte. Poi qualche preoccupazione diversa, ma a noi piace così e lo ribadisco in ogni puntata. Non ci piacciono i cori... come dire i cori russi no quello no, era dici, battiato i cori russi ci piacciono i cori polifonici con più voci e questa sera ne abbiamo avuti quattro di voci evidentemente i quattro tenores ok Rino Palmieri grazie Tonio Seppa grazie a te, Massimo Luciano Gallucci grazie Peppino Baldassarre grazie lo ritroverete venerdì prossimo
Se la trasmissione vi è piaciuta, ditelo agli altri. Se non vi è piaciuta, ditelo a noi. Cercheremo di far meglio la prossima volta, vale a dire venerdì prossimo. Primo venerdì di dicembre. Buon fine settimana e forza Foggia. A che ora abbiamo finito? Alle 22:47. Bene, abbiamo sforato di 17 minuti, non male. Ciao, grazie. Commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Le migliori macchine da caffè, Pausa Caffè, le migliori capsule originali, Pausa Caffè, le migliori capsule compatibili, Pausa Caffè. Pausa Caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, Pausa Caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa Caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Asfodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. RM, produzione di infissi, porte interne blindate. Visita il nostro showroom in via Manzoni 30, a Foggia. Oppure visita il nostro sito per scoprire prodotti e servizi. www.rmlegno.it. I migliori marchi al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D.